Ciao ragazzi, allora abbiamo parlato molte volte di Shakespeare, visto che abbiamo avuto modo di approfondire il testo teatrale, ho pensato che conoscere uno dei più grandi autori e che aveva fatto del teatro non solo una passione, ma anche un mestiere, ci sarebbe stato utile. Allora volevo così spendere un po' di tempo per raccontarvi e leggervi una versione chiaramente adattata per ragazzi, perché altrimenti sarebbe anche lunghissima, di una delle sue opere un po' meno note. Allora, abbiamo Racconti d'inverno. In realtà questo libretto che voi vedete contiene tre racconti, tre, scusa, pièce teatrali. Abbiamo il racconto d'inverno, abbiamo la tempesta, abbiamo Cimbellino, ok? Sono tutte traduzioni ovviamente in italiano. Per cui ho scelto racconto d'inverno, mi piace di più, poi sarà anche il fatto che l'inverno, la notte, sapete che sono più nelle mie corde. Allora, un testo teatrale che si rispetti, come voi ben sapete perché ne abbiamo composti insieme, inizia con i personaggi. C'è proprio l'elenco dei personaggi, era molto importante per l'epoca perché Shakespeare era anche una sorta di capocomico a un certo momento, quindi lui doveva scrivere qualcosa che poi fosse facilmente rappresentabile basandosi sui componenti del suo gruppo di attori e doveva fare in modo che le parti fossero anche adatte agli attori che aveva a disposizione, ricordando tra l'altro che le parti femminili venivano assegnate a giovani ragazzi che poi cambiavano anche nel corso del tempo, perché solitamente venivano presi prima che magari potessero cambiare la voce, quindi c'erano anche esigenze pratiche perché ripetiamo che Shakespeare con il teatro doveva anche mangiare, ok? E tra l'altro doveva anche si è trovato di fronte a diverse difficoltà da superare, quindi vuoi chiusura dei teatri per certe epidemie o per certe leggi, tra l'altro una situazione tristemente attuale. Doveva trovare il sistema di far fronte anche a questi momenti bui e quindi nei momenti in cui poteva lavorare doveva fare in modo che le sue opere avessero un successo garantito. Ma veniamo a questa. Questa è ambientata ufficialmente nella corte di Sicilia, come voi ben sapete, Shakespeare più di una volta ha ambientato le sue opere in luoghi differenti, spesso anche immaginari, magari il luogo esiste veramente, ma lo ha come ricostruito, magari immaginandolo bagnato dal mare dove non lo è. E in particolare ha ambientato più di qualcosa in Italia, pensiamo al famosissimo Romeo e Giulietta, questo è ambientato alla corte di Sicilia e i personaggi di questa opera teatrale sono Leonte, re di Sicilia, Ermione, la regina, tra l'altro un nome di ninfa, come voi ben sapete, è anche, sì, so, sta pensando a Harry Potter, ok, che mi è venuto in mente, però pensavo anche ad Annunzio che in una sua nota poesia, La pioggia nel pineto, parla di Ermione, il poeta si rivolge idealmente alla sua donna o alla persona che è lì con lui, chiamandola Ermione. Perdita, proprio perdita come qualcosa che è stato perduto e dopo capiremo perché, la figlia di Leonte ed Ermione. Camillo, nobile e fedele cortigiano, Antigono, nobile cortigiano, non fedele questa volta, Paolina, moglie di Antigono. Poi un'altra parte si svolge in Boemia, ok? Che quindi è in un'altra zona dell'Europa, diciamo. Polissene, re di Boemia, Florisel, figlio di Polissene, Autolico. Simpatico imbroglione, anche questo è un po' un ruolo fisso che poi troveremo anche nella commedia dell'arte, certi personaggi che sono quasi un cliché, un luogo comune. Poi abbiamo un vecchio pastore senza nome e un giovane pastore, suo figlio. Ma veniamo subito al racconto. Il racconto, vi dico subito che non è sotto forma di testo teatrale, è sotto forma narrativa, quindi ve lo potete proprio gustare, però questo può servirci perché potete un po' capire la trama, magari insieme capiremo i significati nascosti e speriamo che a qualcuno venga voglia magari di vederlo veramente rappresentato, cercare se esiste qualche video di qualche rappresentazione che magari ha deciso di mettere in scena
un regista piuttosto che l'altro. Vediamo allora. C'erano due ragazzi amici per la pelle, come agnelli gemelli che giocano al sole, belando l'uno all'altro, scambiandosi innocenza con innocenza. Non sapevano niente del male e neanche sognavano che qualcuno lo conoscesse. Anche questo è un topos, un luogo comune di tante opere di letteratura, la storia di un'amicizia fraterna fra due persone. In molti casi, che adesso non ho tempo di citarvi, di letterature romanze, quindi delle lingue derivate dal latino, soprattutto francese antico, si raccontano storie e leggende di questo tipo. E anche nelle storie di vite di santi, nella geografia si dice. Non geografia, agiografia, cioè storie di vita di santi, si parla di santi amici per la pelle. Sai che a volte le storie anche dei personaggi come i santi sconfinano un po' nella leggenda. Bene, torniamo ai nostri due amici. Non pensavano che ci fosse un dopo, credevano che il domani sarebbe stato uguale all'oggi e che sarebbero rimasti ragazzi per sempre. E invece, come tutti crebbero e diventarono adulti e la vita li separò. Uno, Leonte, dai capelli corvini, cioè neri, diventò re della bella e assolata Sicilia. L'altro, il biondo Polissene, re della fredda Boemia. Benché tanto lontani, rimasero in contatto e non passava mese senza che si scambiassero lettere e doni e promesse di visite reciproche. Finalmente un giorno Polissene si decise. Lasciò il regno, la sposa, il figlio appena nato che si chiamava Florisel e si recò dall'amico, fermandosi lì diversi mesi, addirittura 9. Ma arrivò il giorno della partenza. Gli affari di Stato e la famiglia lo richiamavano in Boemia. Non poteva indugiare oltre. Leonte lo pregò in tutti i modi di restare almeno un'altra settimana, chissà quando si sarebbero rivisti. Ma Polissene fu irremovibile, era rimasto in Sicilia già troppo a lungo e non poteva rimandare neanche di un giorno. La nave era pronta. Leonte allora giocò l'ultima carta. Spesso quello che non riesce agli uomini è facile alle donne. Così mandò sua moglie, la bellissima Ermione, a convincerlo. E infatti a lei il re boemo non seppe dire di no. E a questo punto successe una cosa strana e terribile. Leonte avrebbe dovuto essere felice. Aveva tutto: un reame prospero e tranquillo, una moglie adorata che di lì a qualche settimana gli avrebbe dato un erede, l'amico più caro che restava ancora qualche giorno. E invece fu come se un demone fosse penetrato nel suo cervello, facendolo impazzire. Un demone che sussurrava. Quando le hai chiesto tu, Polissene ha rifiutato. A lei invece ha detto subito di sì. Possibile che tu non abbia capito perché. Avete capito? È il dramma della gelosia. Ricorre anche in altre opere molto più famose di Shakespeare, per esempio nell'Otello. L'Otello anche lui è preso da una gelosia che purtroppo scoprirà troppo tardi essere ingiustificata. In una fiammata di inarrestabile follia, Leonte si convinse che sua moglie lo tradiva con Polissene e che il figlio che aspettava era del re Boemo. Scuro in volto, chiamò da parte il più fidato dei suoi ministri, il buon Camillo, e gli ordinò: avvelena una coppa e dagli al mio nemico un ultimo battito di ciglia. Così darai a me la migliore delle bevande. Camilla non credeva alle proprie orecchie, tentò invano di convincere il sovrano che i suoi sospetti non avevano fondamento. In cambio non ricevette che minacce di morte, così gli promise di obbedire ai suoi ordini e si allontanò rapidamente. Strada facendo, Camillo ragionava tra sé e sé. Chiaro che Leonte, in rivolta con se stesso, voleva che lo facessero anche tutti gli altri, insomma che impazzissero insieme a lui. La regina era la più onesta e innamorata delle mogli, Polissene il più sincero degli amici, ma era più facile proibire al mare di obbedire alla luna che
che far crollare quel castello di follie che il re si era creato in testa. Sospendo qui, su questo momento di suspense e su questa figura retorica. Era più facile che il mare obbedisse alla luna, come si chiama questa figura retorica? Adinaton. Sì, si chiama Adinaton. È un paragone con una cosa impossibile. Sospendo qui, dicevo, vi lascio veramente un po' di curiosità per riprendere nella seconda puntata per capire se veramente questo progetto del re è andato in porto oppure no.